Signori e signori, buonasera. Dalla sala stampa del Palaforum Fontevivo di San Miniato, sotto la regia di Roberta De Rosa, Angelo Capozio, Gianni Cecconi e Luigi Magliano, per la telecronaca del primo quarto di finale playoff del campionato Serie B nazionale. Tra i padroni di casa, Blucart, Etrusca, San Miniato, in maglia bianca alla destra dei vostri teleschermi, classificatesi terzi nel girone A, contro la Gimar Lecco, classificatasi sesta nel girone B. Arbitrano l'incontro i signori Andrea Bernassola di Palestrina, Roma, e Gianluca Cassiano, sempre della sezione di Roma. Il roster di partenza dell'Etrusca Blucart vede schierati con il numero 5 Francesco Stefanelli, numero 6 Andrea Zita, con il numero 9 Roberto Bertolini, capitano della squadra, il numero 12 Gabriele Giarelli e con il numero 13 Sam Gaie Serigna. Il team di Lecco, Gimar Lecco, risponde con un quintetto composto dal numero 13 Siberna, numero 9 Todeschini, numero 18 Quartieri, numero 19 Spera e il numero 14 Balanzoni. La Gimar Lecco, anche al di là della posizione della sesta classificata nel girone B, ha fatto un buon campionato, ha dei buoni tiratori e una difesa molto molto aggressiva. Stanno scendendo in campo anche gli atleti in maglia bianca di San Miniato. Zita rigioca finalmente senza protezione nasale, quindi avrà un impedimento minore rispetto alle ultime partite, alle ultime uscite. Tutto pronto per l'inizio di questa avventura di playoff. Palla in mano al numero 14 Balanzoni, che la cede prontamente a Todeschini, il play della squadra. Todeschini, 5 secondi di palla in mano e la Gimar Lecco perde il possesso. Alla rimessa Giarelli. Giarelli per Zita. Zita lascia la palla a Gaie, Bertolini. Toccano un passaggio filtrante di Bertolini per Giarelli, viene sporcato dalle file della Gimar Lecco e si perde sul fondo. Alla rimessa Zita. Zita per Giarelli, Giarelli attacca al canestro, canestro di Giarelli. Todeschini in posta. In palleggio, ha superato la metà campo, cede la sfera al numero 13 Siberna, Siberna per Quartieri, Quartieri verso Spera, Spera perde per un attimo la palla, la riconquista, la cede nuovamente a Todeschini. Todeschini arresto tiro, ferro, la palla viene conquistata da Bertolini, che la cede prontamente a Giarelli. Giarelli sulla fascia, si ferma, aspetta l'arrivo di Zita, ancora Giarelli, Giarelli attacca al ferro, scarica per Stefanelli, Zita, penetrazione di Zita, 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 e la palla viene conquistata dal numero 14 Balanzoni sul rimbalzo del ferro. In attacco Quartieri, Quartieri si gira, niente, la palla non va, cade in mano a Zita, Zita cede per Bertolini, Giarelli tutto solo e realizza il secondo canestro Giarelli. Etrusca Blucart 4, Gimar Lecco 0. Questa volta la palla la porta su Siberna, fallo di Gaie sul numero 18 Quartieri. Buonasera a tutti, scoppiettante all'inizio della Blucart, ma Lecco sta prendendo le misure come si poteva immaginare. La squadra è relativamente giovane, 23 anni e 7 mi pare di media, e interessantissimo il prima palla persa da Lecco, ora c'è un bel contropiede, palla in mano a Stefanelli, Stefanelli con l'aiuto di Bertolini si ferma, passaggio a Gaia, ancora Stefanelli,
Stefanelli attende la posizione dei suoi compagni, blocco di Bertolini, Stefanelli in penetrazione, scarico verso Giarelli, penetrazione di Giarelli, ma c'è un fallo fischiato al numero 19 Spera. Ecco, si incastra benissimo questa azione, Lecco che fra l'altro perde palla subito perché Blucart riesce a bloccare tutte le linee di passaggio, 5 secondi palla via. E poi interessantissimo il duello in attacco fra Giarelli e Spera, dove Giarelli è decisamente, almeno per le prime battute sono viste, in vantaggio. Gaia rimette la sfera per Giarelli, Giarelli attacca, scarico per Zita, perde per un attimo la palla, la riconquista, ancora Zita, Giarelli molto ispirato in questo frangente, attacco di Giarelli, ma c'è un fallo fischiato in precedenza al numero 13, se non sbaglio, Siberna. Secondo fallo consecutivo conquistato da Giarelli, entrambi su penetrazione. Giarelli due tiri dalla lunetta. Sì, buono questa partenza e come diceva prima Luigi, eccessivamente stanno quelli della Lucart bloccando le linee di passaggio di Lecco. Però c'è da vedere ancora un pochino per quanto riguarda l'attacco, perché loro non si sono ancora organizzati, non sanno da che parte attacca la Bluecard e si trovano molto in difficoltà sulle penetrazioni di Giarelli. Intanto dalla distanza un tiro di Quartieri non tocca neanche il ferro, per in tre ore a tutto solo Siberna viene lasciato nell'aria e realizza il primo canestro. In precedenza Giarelli fa 1-2 ai liberi per un punteggio di Etrusca Bluecard 5, Gimar Lecco 2. Altro fallo, questa volta è un fallo commesso dal numero 18 Quartieri, è il terzo fallo di squadra, mentre la partenza dell'Etrusca Bluecard è senz'altro una partenza più incisiva rispetto alle altre gare in precedenza viste qui a Fontevivo. Rotazione veloce di palla, Stefanelli, e questa volta c'è sfondamento di Stefanelli in fase offensiva, primo fallo per lui. E Quartieri ha qualcosa da dire a Stefanelli, l'hanno messa sulla polemica, non so se Quartieri o Stefanelli, ma qualcosa si stanno dicendo sin dalle prime battute. Intanto Todeschini imposta questa fase offensiva per la Gimar Lecco, riceve la sfera Siberna scarica ancora verso Quartieri, scarica, trova un compagno libero, ferro pieno, ma la palla torna a mano a Todeschini. Siberna ci riprova, ferro ancora, e questa volta l'arbitro fischia un fallo di Bertolini. La sfera era stata conquistata da Giarelli, ma la Etrusca Bluecard perde nuovamente il possesso della sfera. Falli di squadra, 3 Bluecard e 3 Gimar Lecco, 6:43 da giocare per questa prima frazione. Alla rimessa la Gimar Lecco con Siberna lontano per Quartieri. Sulla fuga di Stefanelli c'è un fallo del numero 13 Siberna, che sì, la panchina dell'Etrusca Bluecard chiama antisportivo, ma in realtà gli arbitri non lo concedono. No, antisportivo mi sembra un eccesso, anzi Siberna mi sembra che caschi anche sulla spina iliaca, è tutto un programma come dolore per chi ha provato questo genere di contatto. Era stato anticipato molto bene da Stefanelli, e ripeto quello che sottolineava anche Gianni, la capacità di San Miniato di stare bene sulle linee di passaggio di Lecco, una buona prova almeno all'inizio per questa partenza. Sì, tergiversavo perché le due squadre hanno preso due canestri praticamente identici, uno di Giarelli Lecco e uno mi pare di Siberna. Identico. Quindi vuol dire, non per nulla rispecchia anche lo studio fatto sulle due squadre, che sono speculari come numeri, statistiche e punteggi, pochissime le differenze fra le due squadre come realizzazione e gioco. Intanto dal blocco esce Stefanelli, riceve la sfera da parte di Zita ancora per Stefanelli,
Gaie, passaggio sporcato dal numero 18 Quartieri. Quartieri stoppato da Gaie in fase offensiva, arriva però, spera e riesce a realizzare. Etrusca Blucart 5, Gimar Lecco 4, 6 e 12 da giocare. Stefanelli, Gaie, Bertolini, e la palla danza sulla sfera, cade in mano a Quartieri. Quartieri imposta questa azione offensiva per Spera. Spera per Todeschini, lasciato tutto solo, canestro da 3, la Gimar Lecco passa avanti. Etrusca Blucart 5, Gimar Lecco 7, 5 e 48 da giocare. Zita, Stefanelli, arriva il blocco per Giarelli, ancora Stefanelli, Giarelli riceve ancora, c'è Peroni su Giarelli, tiro di Gaie, ferro, la palla viene conquistata da Spera. Il buon inizio della Etrusca Blucart è stato ribaltato dalla Gimar Lecco. Quartieri per Spera, pasticcio, ma c'è un intervento arbitrale, fallo di Bertolini ai danni di Spera, e ci sarà una doppia sostituzione nelle file dell'Etrusca Blucart. Esce Bertolini per Giacomelli, esce Sangai e Serigne ed entra Jacopo Grassi. Sì, Spera sfrutta tutta la sua notevole altezza, anche se i rimbalzi, mi sembra che sia Balanzoni che Quartieri abbiano un ottimo tempo su questi rimbalzi anche offensivi. Intanto riceve la palla il numero 4 Peroni, Peroni intercetta Zita, si ne va velocemente Zita, però la palla si perde sul fondo. Gianni, questo tipo di intervento di Zita, anche se la palla poi non viene recuperata, ma mette estrema pressione ai giocatori, sì, di Lecco. Sì, anche perché hanno un secondo solo per andare a canestro. Sì, sì, ma questa è una bella palla recuperata da Zita. Sì, sì, al di là della però volevo dire una cosa. C'è stato un cambiamento anche da parte di Lecco per quanto riguarda la difesa. Se avete notato, lo Stefanelli non sta ricevendo una palla buona per poter andare al tiro, e anche se la squadra gli crea il passaggio, il corridoio per andare uno contro uno, loro hanno sempre un giocatore davanti che gli chiude l'entrata come lui fa di solito. E un'altra cosa importante, stanno giocando di più loro sul rimbalzo in attacco e hanno recuperato qualche pallone in più. Rotazione veloce della palla fra Giarelli, Grassi, Stefanelli, Zita, arriva Stefanelli, riceve per Giarelli, fallo, c'è un fallo del numero 18, Quartieri, saranno due tiri dalla lunetta per Giarelli, e Quartieri credo sia il secondo fallo. Quartieri sembra un po' l'anima anche, esatto, il veterano della squadra, è quello che anche tira su emotivamente i tempi, i ritmi dei suoi compagni. Al posto di Quartieri entra il numero 2, Fumagalli, classe credo 96, è giovanissimo, si vede dalla faccia, dal viso. Dal viso, sì. Giarelli si appresta a effettuare i tiri liberi dalla lunetta. Buono il primo. Lasciano soltanto Grassi a rimbalzo. E buono anche il secondo. Etrusca Blucart 7, Gimar Lecco 7. 4 minuti e 50 da giocare. Ecco la pressione dell'Etrusca sulla fase offensiva, imposta a Peroni. Dalla distanza, ferro del numero 2 Fumagalli appena entrato, e la palla viene riconquistata da Giacomelli. Stefanelli, Giarelli, Stefanelli si è fatto male. O ginocchio o caviglia? Caviglia sinistra. Caviglia. Si sta tenendo la caviglia sinistra? Spero. Si sta tenendo il tendine, sinceramente. Speriamo bene. Si avvicina il fisioterapista, se non mi sbaglio. Sì, fisioterapista, ora arriva anche il dottore. Speriamo che sia esclusivamente un appoggio sbagliato, un appoggio, una classica distorsione d'arresto. Entra Perin al posto di Stefanelli. Questa speriamo che non sia un infortunio grave, perché se no è una bella tegola per l'Etrusca Blucart.
Sì, considerando che anche Lecco è una squadra che ruota tutta la sua panchina, tutto il suo roster gioca. Hanno un Giacomelli bravissimo. E fallo. E fallo, fallo nel numero 4 Peroni. Fallo del numero 4 Peroni, due tiri per Giacomelli dalla lunetta. Su un'azione che non era proprio stilisticamente perfetta, diciamo così, però Gianni, è stata molto efficace. Sì, è stato bravo Giacomelli a non mollare la palla e a continuare l'azione, altrimenti avrebbe perso la palla e avrebbero recuperato palla quelli del Lecco. Bravo Giacomelli. Comunque sto notando che le due squadre ora sul punteggio di 8-7 per la Bluecard si stanno temendo in modo particolare. Ogni azione che hanno loro, i passaggi, cercano di misurarli in modo particolare perché vedono che ci sono questi anticipi e naturalmente hanno paura. Intanto Peroni porta all'attacco nelle file, attacca la sfera e entra il canestro. Zita si lascia superare in maniera facile. Etrusca Bluecard 9, Gima Lecco 9, 4 minuti da giocare. Zita per Giacomelli per Giarelli, ancora Zita, ancora Giarelli per Perin, sbagliato il tiro sotto canestro e la palla viene recuperata da Peroni che la cede a Todeschini. Todeschini sta impostando questa fase offensiva, riceve, spera ancora per Todeschini, spazi ingolfati, Todeschini attacca il ferro, tiro senza pretese, accaparrato da, conquistato da Giarelli. Grassi, Giarelli, Zita, Peroni entra deciso su Giarelli in maniera evidente, gli arbitri lasciano correre. Perin, ancora Giarelli per Grassi, tiro di Grassi dalla distanza, canestro di Grassi. Etrusca Bluecard 12, Gimar Lecco 9, grande prestazione in questo momento, in questa frazione di tempo per Giarelli. Spera, cede la palla a Fumagalli, perde il pallone, lo riconquista Todeschini tuffandosi. Peroni dalla distanza pareggia nuovamente il tiro da tre in precedenza fatto da Grassi, si ritorna in perfetta parità 12-12. Zita attacca il ferro, subisce un fallo ma non viene rilevato dagli arbitri, la palla viene riconquistata da Spera per Peroni. Fumagalli tutto solo da tre, canestro, e la Gimar Lecco torna avanti di tre punti. Etrusca Bluecard 12, Gimar Lecco 15, 2:30 da giocare. Gianni. Sì, hanno allentato un pochino e si sono sentiti, diciamo, un po' più rinfrancati dal canestro anche di Grassi, però il Lecco non è una squadra da sottovalutare, lo sanno e non devono lasciare giocatori con 2 metri o 3 metri di vantaggio per poter tirare, perché hanno delle buone mani. Abbiamo visto Fumagalli è un ragazzo del 96, insomma è entrato in campo da poco e ha piazzato un buon tiro e ha riportato la Lecco avanti di 3 punti. Devono stare attenti perché hanno subito 2 canestri da 3 uno dietro l'altro. Luigi. Allora, come dicevo prima, il grande lavoro fatto su linea di passaggio crea pressione soprattutto sui portatori di palla, ma in generale su tutti i giocatori di Lecco. E i risultati sono visti. C'è un punto, c'è Giarelli che al di là dell'ottima prestazione, ma strategicamente, tatticamente è importantissima, perché è in vantaggio nell'uno contro uno contro Spera, assolutamente. Quando Spera lo aspetta sotto le plance, riesce a scaricare bene, non per nulla il canestro di Grassi è venuto proprio da quel tipo di azione. Lecco sta cercando con la sua precisione al tiro di aprire la difesa di San Miniato. È il lavoro che probabilmente Barsotti si aspetta dai suoi. Vediamo ora in questi ultimi 2 minuti e 30 che cosa accade con Benitez in campo. Benitez riceve da Perin, Benitez ha preso il posto di Zita. Giacomelli riceve, scambia ancora con Benitez, attacco di Benitez e Perin, Giacomelli. Arresta il tiro di Giacomelli, la palla sbatte sul ferro ma non entra e cade in mano a Spera. Spera la cede prontamente a Fumagalli. Si porta a spasso un po' Giarelli, cede la palla al 14 Balanzoni. Balanzoni ha problemi per girarsi, gli viene portata via la sfera. Troppo lento per la difesa. Giarelli
arresto e tiro di Giarelli, scarico per Grassi e Grassi tutto solo, grande assist di Giarelli in questa frazione, lucidissimo. Etrusca Blucart 14, Gima Lecco 15, 1.40 da giocare. Fumagalli imposta questa azione, ha di fronte a sé Perin, cede a Peroni, giunto in suo soccorso. Peroni perde per un attimo la palla sulla pressione di Giacomelli, la riconquista. Tiro di Peroni dalla distanza, si spinge sul ferro e la palla se ne va sul fondo. E anche Giacomelli, Gianni, si è messo in configurazione Giarelli in difesa. Sì, 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 sì. Ma guardate ora un attimino quello che stanno facendo, tanto sia Perin e anche Benitez per quanto riguarda la difesa, sui giocatori di loro e sul portatore di palla. Fumagalli è un bravo giocatore e sta portando avanti in modo, diciamo, composto l'attacco di Lecco. In attacco bisogna sfruttare di più questi passaggi, questi movimenti che sta facendo Giarelli. Fallo di Perin di sfondamento su una rotazione di palla. Bella personalità questo Fumagalli comunque, perché un 96, sì, che gioca, sì, a questo livello, in questo contesto, sì, dimostra buonissime cose. È vero, è vero. Appena detto che spera, è in difficoltà su Giarelli, è riuscito a fermarlo in maniera perfetta nell'ultima azione. Intanto entra Urbani al posto di Spera, che si va a accomodare in panchina. Etrusca Blucart 14, Lecco 15, 1-0-4 al termine di questa prima frazione. Fumagalli riceve, scarica per Peroni, perde per un attimo la palla. La palla poi arriva al numero 17 De Paoli e arriva Giarelli a sbrogliare questa matassa. Giacomelli a sbrogliare questa matassa ingarbugliata sotto le plance di Saminiato. In precedenza è entrato nelle file di Lecco anche il numero 10 Brambilla. Benitez dalla distanza, canestro di Benitez, e l'Etrusca Blucart torna avanti 2 punti a 24 secondi. E intanto fallo di Brambilla, credo. Fallo del numero 10 Brambilla ai danni di Grassi, che andrà in lunetta per 2 tiri. No, gli ha dato sfondamento, quindi la rimessa, possesso palla Etrusca. Fallo sì, ma 2 tiri no. Intanto esce Brambilla e rientra il numero 13 Siberna. È uscito Grassi per rifar posta a Zita anche. Perin alla rimessa. Riceve Giacomelli per Benitez. Zita riceve da Benitez, penetrazione di Zita. Benitez, canestro di Benitez, grande assist di Zita, e finisce qui la prima frazione di gioco. Etrusca Blucart 19, Gimar Lecco 15. Buona prestazione dell'Etrusca con un piccolo svarione durante la fase centrale di gara, ma tutto sommato una buona prima frazione. Sì, io sto guardando un'altra cosa, sto vedendo lo Stefanelli che è ritornato in panchina e sta andando sui cambi. Molto probabilmente diciamo, l'infortunio alla caviglia non era così importante come poteva sembrare all'inizio. Meno male, via. Sicuramente è preferibile avere uno Stefanelli in campo piuttosto che in panchina. Più che svarione, vorrei dare merito a Lecco di aver letto bene il gioco di San Miniato e si sono adeguati, anche se un leggero calo, come dicevi te Angelo, ci può essere stato. Saminato ha una caratteristica interessante, ti fa concentrare in questo caso sui lunghi, per cui Spera si è adeguato su Giarelli e via dicendo, e poi il gioco te lo fanno i due playmaker in campo di tutti e due. Questo vuol dire anche molta mobilità. Sto notando che la velocità di trasferimento della palla è decisamente superiore a quella che ci ha abituato soprattutto nei primi quarti il Saminato. Sì, decisamente una fase intensa.
E ora naturalmente Barsotti dovrà trovare anche la vivacità e la lucidità che per esempio un Giarelli oggi è assolutamente in spolvero, sta dimostrando. Ha portato palla, è riuscito a fermarsi, ha cambiato il ritmo e poi ha trovato l'uomo libero. Giarelli non è una sorpresa, anzi per noi dovrebbe essere una costante. Lecco, signora squadra, per quello che stiamo vedendo, assolutamente. Ora, lo scarto di 4 punti in un contesto del genere è assolutamente insignificante, anche se sul morale ovviamente può contare tantissimo. Intanto siamo pronti per la ripresa del gioco per questa seconda frazione. Nelle file dell'Etrusca Blue Card entra Capozio, Perin, Stefanelli, Benitez e Gaia Serigna, mentre la Gima Arlecco riparte con Siberna, Urbani, De Paoli, Peroni e il numero 9 Todeschini. Riceve Gaia, cede la palla a Benitez. Benitez per Perin, ancora Gaia, tiro dalla distanza di Benitez e tripla ancora a segno. Etrusca Blue Card 22, Giman Lecco 15. Siberna ha di fronte a sé Stefanelli, dal blocco esce Todeschini, riceve, scarica per Peroni, tiro dalla distanza di Peroni, ferro, la sfera viene conquistata da Gaia Serigna che sì, al terzo piano però. Stefanelli per Capozio. Capozio perde una palla su pressione di De Paoli. Fallo di Perin. Fallo di Perin. Esce Perin, rientra Grassi. Alla rimessa il numero 13 Siberna. Riceve Todeschini. Todeschini, arresto, tiro di Todeschini, ferro, la palla viene conquistata da Capozio. Piede fuori di Todeschini che stava rubando a Capozio. Che forse sta pagando un po' di emozione in questo primo periodo. È entrato molle in gara. Sì, ma conoscendo il ragazzo sicuramente saprà rifarsi. Intanto ha preso un bel rimbalzo difensivo. Grassi per Benitez. Gaie, Stefanelli. Ancora Benitez, ancora Stefanelli. Tiro dalla distanza di Stefanelli, ferro. E la palla si perde sul fondo. Beh, Stefanelli, come in tutte le partite, sta prendendo le misure intanto. È appena rientrato dal piccolo infortunio precedente. Rimessa effettuata, sfera nelle mani di Todeschini, che ha di fronte a sé Grassi. Cede la palla al numero 18, Quartieri. Quartieri per Peroni, tiro di Peroni, canestro da tre di Peroni. Mi pare che sia il secondo consecutivo di Quartieri, di Peroni. Sì, se l'è perso Benitez. Capozio, Capozio. Fallo del numero 9, Todeschini, su Capozio. Gianni. C'era quasi un intenzionale, perché ho visto la mano, sì, non andava sul pallone, ma andava proprio, infatti, mirava all'uomo. Vabbè, comunque bravo, bravo, un bel assist ha dato a Stefano. E ora realizziamo questi due tiri della carità. E diciamo che si sta prendendo un po' di più le misure anche per quanto riguarda loro. Bisogna, come ho detto nel primo quarto, non lasciarli quei due metri, perché hanno delle buone mani da fuori. Intanto Stefano Capozio fa 1 su 2, è rientrato Zita al posto di Benitez e Todeschini si appresta a effettuare la rimessa. Stefanelli, ferro. La palla viene riconquistata dal numero 15, Urbani. Gaie. Gaie per Peroni. Sempre passaggi sporcati, eh? Bravo. Peroni, passaggio verso Urbani. Arriva Grassi con la punta della dita e la sbatte fuori.
9 secondi ancora da giocare per loro, buona difesa, guardiamo di riuscire a capitalizzarla e a recuperare questo pallone, perché andare a 25-18 sarebbe un buon risultato. Intanto il coach Meneguzzo Massimo della Gimarlecco ha delle rimostranze da fare agli arbitri. Sì, che in questo caso sono gli arbitri che stanno dando rimostranze al, sia a Todeschini che all'allenatore. Non capisco. Ah, c'è un time out. Time out chiesto, imposto dall'arbitro. L'allenatore di Lecco aveva rifiutato il cambio, aveva rinunciato al minuto, invece l'arbitro, siccome il tavolo ha fischiato, l'arbitro è andato al tavolo e giustamente ha dato il minuto a Lecco, come avevano chiesto. Dunque Barsotti sta parlando in maniera molto seria, se per usare un eufemismo, sulla comunicazione in campo, e il canestro di Todeschini qui dall'angolo è nato da un'incomprensione, è nato da una incomprensione credo fra Benitez e un altro suo compagno. Mi ha fatto le spese Benitez, il bravo playmaker, ma ora ho visto che Barsotti proprio stava dando il focus su questo tipo di azione. Ovviamente una partita dei playoff il focus è su tutto, ma l'allenatore è lì per focalizzare i suoi ragazzi sulle cose importanti. Peroni comunque 2-2, no? Peroni ha una bella mano. Peroni alla rimessa, cede la palla a Quartieri. Quartieri non riesce, Urbani si libera subito della sfera e finisce il tempo. Buona difesa di Saminiato. Bello show di Capozzo che si è fatto vedere immediatamente e gli ha bloccato qualsiasi velleità di attacco. Intanto nelle file della Gimarlecco rientra Spera ed esce Urbani. Zita riceve la sfera da Grassi. 7:43 da giocare, Etrusca Blucart 23, Gimarlecco 18. Capozio Zita per Gaie, gran canestro di Gaie, buona palla di Andrea Zita. Etrusca Blucart 25, Gimarlecco 18 e Gianni è stato accontentato. 7:22 da giocare, scivola Grassi, conquista la palla Stefanelli, contropiede 3-2. Stefanelli per Gaie, Grassi, penetrazione di Grassi, stoppato da Quartieri. Grassi con un po' di mestiere, Spera, tiro stoppato da Gaie, riconquista la palla Capozio, tecnico alla panchina. E sta rischiando brutto l'allenatore. Coach Meneguzzo ha palesemente manifestato. Però ha fermato un'azione da due punti sicuri. Ora tireranno il tecnico, ma lui ha fermato un'azione da due punti sicuri. Era un contropiede da 3-2. Bravo, bravissimo. Intanto nelle file dell'Etrusca Blucart esce Grassi che ha preso un colpo al viso, rientra Giacomelli. Sì, un colpo fortuito da Quartieri. Quartieri non se ne è nemmeno accorto, sinceramente. Quindi Stefanelli ancora litiga col canestro. Stefanelli, il tiro non va. Sì, ma in vantaggio con un Stefanelli con le polveri bagnate vuol dire tanto, al momento che si metterà in azione. Intanto spera che allarga e oscura il cielo, perché Zita riceve da Giacomelli. Ancora Giacomelli, Capozio, Zita in palleggio. Quartieri non riesce a tenere Gaia e si arrangia. L'azione di verso Capozio in attacco si perde. Rapido, repentino, ribaltamento, c'è Spera sotto le plance, confronteggiato da Giacomelli. Passaggio verso il numero 14 Balanzoni che non trova il canestro, ma Gaia commette un fallo.
esce Capozzi e rientra Giarelli. Intanto Gaia ha commesso il suo secondo fallo personale, rientra anche Benitez. Buono il primo tiro di Balanzoni. E buono anche il secondo. Etrusca Blucart 25, G Marlecco 20, esce Gaie, rientra Benitez. 6 e 13 da giocare. Si gioca con due play. Si gioca con due play perché Gaie ha due falli, Bertolini ha due falli. Sì, ma a meno che Benitez non faccia giocare guardia. Benitez verso Giarelli, Giarelli si ferma, attende i suoi. Scarica per Giacomelli, Giacomelli per un attimo conquista la sfera Stefanelli, poi va in mano a Qualtieri, Qualtieri velocissimo, ma arriva Zita, gli porta via il pallone, si perde sul fondo. 19 secondi da giocare, rientra anche Perin. Rientra Perin, esce Stefanelli. 5.50 da giocare per questa seconda frazione. C'è una difesa estenuante di Peroni, c'è stata una difesa estenuante di Peroni su Stefanelli in maniera incredibile. Non lo fa ricevere e quando riceve lo tiene sempre fuori dalla zona al tiro. Guardate quel giocatore com'è in difesa, il numero 4. Quartieri cede per Spera. Lungo il tiro. La palla se la litigano Balanzoni e Zita, si perde sul fondo. La rimessa però è per la G Marlecco a un secondo di possesso. Palla conquistata da Perin. Giacomelli attende il piazzamento, riceve Giarelli, si muove Zita, riceve in questo momento Zita la sfera. Per Perin, ancora Zita, per Giarelli, sotto le plance, gli sporca il tiro, la palla si perde sul fondo, possesso Etrusca, 4 secondi da giocare, intanto esce Peroni e rientra col numero 2 Fumagalli. Perin alla rimessa. Giarelli, assist di Zita, Giarelli realizza. Fallo di Giacomelli. Era in ritardo. Fallo di Giacomelli su Quartieri. Intanto spiegazioni l'arbitro nei confronti di coach Federico Barzotti. Ha fatto un'ammonizione al Barzotti, la prossima è un tecnico anche per lui. Ha pareggiato pareggio conti con Lecco. Intanto Todeschini cede a Fumagalli, riceve l'inesauribile Quartieri e Balanzoni realizza un canestro facile su assist di Quartieri. Benitez per Giarelli. Fallo del numero 18, Quartieri, è il terzo fallo di Quartieri. E sarà terzo fallo di Quartieri, esce Giacomelli, entra Bertolini. Ho riposato Bertolini, direi. Perché e nelle file subito contromossa del coach Meneguzzo, nelle file della G Marlecco, esce Quartieri ed entra col numero 10 Brambilla. 4 e 31 da giocare, Etrusca Blucart 27, G Marlecco 22, Zita alla rimessa. Zita per Perin che quasi non si accorge del passaggio. Perin per Benitez scarico per Zita, tiro di Zita, corto e arriva Perin a conquistare la sfera, ma l'azione sfuma. Altra sostituzione nelle file dell'Etrusca, esce Benitez, rientra Grassi.
Sì, Barzotti in questa maniera ridà equilibrio alla squadra. Nonostante due play in campo, a un certo punto non sapevano dove scaricare la palla e questo non va bene. Fumagalli allontana Grassi, riceve. Fumagalli attacca il ferro, si porta a spasso Giarelli, Brambilla cede per Balanzoni, tiro di Balanzoni, sfera, la palla viene conquistata da Giarelli a Fumagalli di fronte a sé, attacca il ferro, si gira, scarica per Perin che arriva come un fulmine e realizza un bellissimo canestro, grande assist di Giarelli che sta giocando una partita superlativa. Fallo ancora del numero 15, Perin. Terzo fallo di Perin. Etrusca Blucart 29, Gimarlecco 22. Rientra Stefanelli al posto di Perin, anche se francamente con la mano si era aiutato Todeschini. No, Todeschini Lukin lo fa sempre. Anche ora, vedi, ha allontanato Zita con la mano. No, in questo caso era proprio Lukin, cioè l'uncinata. Però il fallo di Perin comunque c'era. Todeschini riceve ora la sfera da Spera, scarica ma sporca la traiettoria Stefanelli, la palla si perde sul fondo alla Gimarlecco, rimane solo 5 secondi di gioco. Il traversone che grida vendetta questo. Brambilla la rimessa per Fumagalli e canestro di Fumagalli in faccia a Bertolini. Che personalità questo ragazzo. E le distanze si accorciano. Giarelli, Bertolini, Zita, riceve Stefanelli per Giarelli, è fallo del numero 19, Spera. Gianni, quando dicevo che Giarelli sull'uno contro uno ha portato Spera fuori dello smile e lì lo ha battuto. Sì, perché io ho sempre sostenuto che Giarelli non ha un passo veloce che ti lascia lì fermo, però ha quel movimento lento ma continuativo che qualsiasi giocatore fa difficoltà a reagire su di lui, o gli fa il fallo o lui fa canestro, come ha fatto tutta la sera questa sera. Però io dico un'altra cosa, guardate il punteggio 29-25, Lecco col minimo sforzo è dietro e sta a 4 punti dalla Blucart, questo mi preoccupa. Sul minimo sforzo avrei da... Intanto Giarelli fa 1-2, tiri liberi, Todeschini imposta stazione offensiva, Fumagalli riceve, le vie sono chiuse, Spera, uscire. Ancora per Fumagalli, arresto tiro di Fumagalli, ferro, questa volta arriva Bertolini e conquista la sfera, cede la palla a Zita per Giarelli, Bertolini ancora a Zita, tiro di Zita, ferro, e la palla viene conquistata dal numero 14 Balanzoni. Fumagalli, attacco di Fumagalli, no, un fallo, c'è un fischio assolutamente in ritardo. Fallo di Stefanelli su Fumagalli. Secondo fallo di Stefanelli. Due tiri dalla lunetta per Fumagalli. Intanto esce Bertolini, rientra Giacomelli e esce Andrea Zita, rientra Benitez. Il punteggio è Etrusca Blucart 30, Gimarlecco 25, 2-12 da giocare e due tiri dalla lunetta per Fumagalli. Sì, ora anche in questa azione diciamo c'è stato un po' di mancanza di reattività anche da parte della Blucart. Vabbè, io sto guardando questi giocatori che hanno dato e stanno dando, e naturalmente quello che mi interessa di più è vedere i cambi che sta facendo il Barzotti sta facendo tanti cambi e prediligendo più che l'attacco la difesa, perché anche in questo caso c'è un Grassi in campo, c'è un Benitez al posto di Zita, e guardiamo se questo può portare Giacomelli, che può prendere dei rimbalzi. Spera è fuori e questo è già un sollievo anche per quanto riguarda i rimbalzi, tanto sia in attacco che in difesa. Guardiamo come vanno a finire questi due minuti. 30-25 è sempre un buon vantaggio per la Blucart. Ci sono due tiri Gianni ora, però
Primo tiro di Fumagalli realizzato, 30-26. E anche il secondo va a segno per il 30-27. Giarelli per Benitez. Benitez ha di fronte a Setto Deschini. Riceve Stefanelli. Giacomelli. Giarelli. Ancora Stefanelli. Stefanelli in palleggio. Stefanelli. Passaggio per Giarelli. La palla si perde sul fondo. E questa azione sfuma. 1.49 da giocare. Etrusca Blucart 30. Gimar Lecco 27. Riceve Fumagalli. Cede la sfera a Siberna. Siberna si butta in attacco. Si ferma. Torna indietro. Ricede la sfera a Todeschini. Fallo di Grassi in attacco, credo, e ci sarà fallo di Grassi e Balanzoni due tiri dalla lunetta, 1.31 da giocare, primo fallo di Grassi. Sì, è arrivato in ritardo, cercava di rubare palla. Ci può stare. Stavo guardando la scelta del coach Lecchese. Mettere un Todeschini praticamente da guardia con Fumagalli che ha preso la squadra in mano. Anche sotto il profilo emotivo, perché uscendo quartieri si è preso le responsabilità di tiri anche importanti e fra l'altro le ha anche messi dentro. Complimenti a questo ragazzo. Intanto Balanzoni fa 0-2, 1-28, Benitez imposta questa azione. Giacomelli riceve per Giarelli. Giarelli, beh, qui siamo un po' all'assurdo. Giarelli fermato, attenzione, ora c'è Brambilla tutto solo, tiro da tre, Ferro, palla che viene conquistata per un attimo e questa volta, aiaiai, Balanzoni si fa perdonare, realizza un canestro. Etrusca Blucart 30, Gimar Lecco 29. Giacomelli dalla distanza, la palla entra e sbalza fuori, ma c'è... e c'è un fallo, fischiato a Benitez. No, fallo fischiato a Giarelli. Fallo fischiato a Giarelli e due tiri per Lecco. Primo fallo di Giarelli. In attacco l'ha fatto. Sì, in attacco. Su Todeschini che si appresta a effettuare due tiri dalla lunetta. Errore di Todeschini al primo tiro. L'impressione in queste ultime battute è che la squadra più smaliziata sia quella più giovane, quella lecchese, piuttosto che quella di San Miniato. Buono il secondo tiro di Todeschini. Etrusca Blucart 30, Gimar Lecco 30. Perfetta parità. Infatti, prego, a 50 secondi del termine, sia chiaro. L'osservazione di prima è un appunto a San Miniato e un complimento a Lecco, cioè ci sono troppe situazioni nelle quali i ragazzi di Lecco, dei ragazzi ospiti, vengono fuori ben vittoriosi. Riceve questo passaggio di Giarelli da Giacomelli. Queste sono falle. Giarelli con quattro uomini addosso riesce a realizzare un canestro pesante e subisce un fallo anche dal numero 9 Todeschini, se non sbaglio. Subisce il quarto fallo, a mio parere, e qui non è a... No, Brambilla fa fallo, sì. Brambilla. Ha dovuto scegliere l'arbitro. Sì, Brambilla. Gianni. Sì, su quattro giocatori e uno doveva pescarlo, è un po' un fallo di confusione. Comunque ragazzi, siamo 32-30, e siamo proprio al limite. Ora questi 25 secondi bisogna recuperare palle, andare in attacco e fare un altro canestro. Almeno 4 punti di vantaggio, andare al riposo grande, al riposo lungo. Cioè Giarelli deve fare un tiro, eh? Canestro e fallo.
No, parlo di un tiro, però io parlo poi dopo di recuperare il pallone, sì, sì, e andare, sì, a fare, sì, altri, sì, due punti in attacco. No, voi 5 punti di vantaggio, no 4. Scusa, non ti accontenti mai? No, non mi accontento mai. 5 punti di vantaggio. Gianni è famoso per non accontentarsi. Per, questo punteggio, questa partita dimostra che le due squadre sono effettivamente equivalenti. Alla pari, equivalenti, lo dimostrano i numeri, e ora che le vediamo in campo l'un contro l'altra, direi che per certi versi sembrano quasi speculari anche come tattiche di gioco scelte. I doppio play prima del Etrusca, il doppio play è evidente, non è che si inventi chissà che cosa, però il buon giocatore Giarelli da una parte, di là direi questo Fumagalli che sta dettando legge. Giarelli realizza il tiro libero assegnato per un vantaggio di 3 punti. Riceve Todeschini, 22 secondi da giocare. Todeschini ha di fronte a sé Zita. 16, 15, 14, 13, 12. Todeschini attacca, scarica, ma conquista la sfera Zita, Zita, Zita. Velocissimo Zita, Zita. E per un soffio Zita, che aveva messo il turbo, non riesce a superare la metà campo e a realizzare un canestro. Finisce qui la seconda frazione, Etrusca Blucarte 33, Gimar Lecco 30. Intervallo lungo, Luigi. Ma la partita è difficile perché Lecco è una signora squadra, assolutamente. Abbiamo un Giarelli in spolvero, soprattutto sulla lucidità delle scelte. Ma Saminato non deve disperare perché in campo Stefanelli, per varie ragioni, non certo per mancanza di volontà, non è ancora entrato. E quindi aspettiamo Stefanelli nella seconda parte? Diciamo che aspettiamo un rientro, come già successo in altre partite, degli uomini, delle bocche da fuoco, anche dal perimetro. Benitez praticamente è uno di Grassi, ma poi non è che dal perimetro Saminato oggi ha fatto vedere le sue normali percentuali. Di là, bella squadra che fra l'altro si arrangia anche, perché ripeto, mi sembrano loro quelli più smaliziati e più esperti, giocano mani addosso, la pressione adesso ce l'hanno i ragazzi Saminato quando attaccano. Complimenti, bella squadra. Bene, intervallo lungo, linea alla regia, chiudiamo qui il collegamento. Riprendiamo la linea dal Palla Fontevivo di Saminato per questa terza frazione di gioco fra Etrusca Blucarte e Saminato, Gimar Lecco, quarto di finale del campionato di Serie B nazionale. È tutto pronto per la ripresa del gioco. I rispettivi coach stanno dando le ultime disposizioni ai propri ragazzi. Vediamo chi, i quintetti che scenderanno in campo. Nelle file della Gimar Lecco si vede già avvicinarsi il numero 9 Todeschini, il numero 18 Quartieri, il numero 4 Peroni, il numero 19 Spera e il numero 14 Balanzoni. Coach Barzotti risponde con 9 Bertolini, 5 Stefanelli, 6 Zita, 12 Giarelli e 13 Sangai e Serigna. Possesso palla Gimar Lecco, Peroni si appresta a effettuare la rimessa per dare inizio a questa terza frazione di gioco. Ricordiamo il punteggio, Etrusca Blucarte 33, Gimar Lecco 30. Tavolo pronto. Via. Peroni cede la sfera a Todeschini. Todeschini per Spera. Spera nuovamente per Peroni. Peroni prova ad attaccare, non sfonda dalla parte di Giarelli. Spera anche lui, scarica, arriva a Quartieri e sbatte sul ferro. La palla viene conquistata da Gaie Serigne. Zita per Giarelli. Giarelli, Giarelli sotto canestro, scarica per Gaie, scivola e la palla viene conquistata da Balanzoni.
c'è un fallo, fallo di Zita su Todeschini. Primo fallo di Andrea Zita. 19 secondi di possesso palla per Gimarlecco, riceve l'inesauribile Todeschini. Todeschini attacca al canestro, ma gli sfugge la palla su pressione di Stefanelli. Stefanelli in contropiede, canestro di Stefanelli su assist di Zita. Etrusca Blucart 35, Gimarlecco 30, al Fontevivo si scalda. Giarelli ruba questa bella palla e fa una clamorosa non realizza, contropiede, spera, ferro, la palla giunge a Quartieri, lotta Gaie, prende pieno Peroni. È un incidente sulla statale quello. Terzo fallo di Gaia, purtroppo. Fase di asciugatura del campo. Gianni. Giarelli ha peccato, diciamo, avrebbe dovuto fare un bello schiaccione alla Sam Gaia. Io preferivo due punti e basta. Sì, doveva fare quello, però lui nell'indecisione tra le due cose ha scelto quella più normale ed ha sbagliato. Se schiacciava non l'avrebbe sbagliato. Intanto fase offensiva, spera, e beh, questa volta spera, realizza, e l'Etrusca Blucart, anziché andare a 37, rimane a 35, la Gimarlecco sale a 32. Bertolini, ferro, palla conquistata da Quartieri. Quartieri su Peroni, Balanzoni, rotazioni di palla. Quartieri è il giocatore più fastidioso nelle file. Arriva Spera a sbrogliare un po' la matassa. Quartieri tutto solo, canestro da tre di Quartieri e punteggio in perfetta parità, 35-35, 7:43 da giocare. Gaie, Zita, Stefanelli per Giarelli, fallo del numero 9 Todeschini su Giarelli, che non lo fa ricevere. Secondo fallo di Todeschini, mentre rientra Grassi al posto di Gaia, che esce per tre falli. Una partita a intermittenza per Gaia e Serigne, purtroppo. Zita per Giarelli, errore ancora sotto canestro di Giarelli. Quartieri si butta sotto le plance, scarica per Spera, Balanzoni gli sfugge, riconquista, niente, si lotta fino a che non arriva il fallo fischiato al numero 12 Gabriele Giarelli. Due tiri per Balanzoni dalla lunetta. Non vorrei che quell'errore di Giarelli abbia invertito la partita, eh? No, sto vedendo invece una scelta un po' di Giarelli, penso che abbia l'esperienza per mettere tutto da parte e volersi riscattare. Vedo invece una scelta piuttosto precisa con Balanzoni e Spera che stanno presidiando lo smile avversario, cosa che, ecco, questa mi preoccupa abbastanza. Intanto Balanzoni rispetto allo 0 su 2 in precedenza fa un bel 2 su 2 e la Gimarlecco torna in vantaggio 37, Etrusca Blucart 35. Stefanelli perde il pallone. Stefanelli, Todeschini, Quartieri dalla distanza, questa volta il tiro è sbagliato e la palla si perde sul fondo. Non è che si sprecano i colpi, non proibiti, ma colpi decisi dall'una e dall'altra parte. Gli arbitri stanno cercando di tenere bene la partita e per ora il comportamento in campo è assolutamente ineccepibile. Zita imposta questa azione, Stefanelli riceve, Ciapperoni alle calcagna, rotazione, ancora Stefanelli. Stefanelli prova a batterlo, Bertolini, Stefanelli,
Peroni non molla un centimetro, si gira Stefanelli, canestro di Stefanelli. Questo Etrusca Blucart 37, Gimarlecco 37, 6:26 da giocare. Todeschini per Balanzoni. Balanzoni non sa dove cosa dare, arriva Todeschini in suo aiuto. 9 secondi. Spera per Balanzoni, chiuso e la palla va in mano. No, fallo intenzionale. Di Balanzoni, fallo intenzionale di Balanzoni su Grassi. Ma io non lo so, a me non è sembrato intenzionale, sì. L'ha trattenuto, ma forse, vabbè. Non siamo a calcio, No, certo. Il calcio è un'altra cosa. No, ma mi è sembrato che avesse perso l'equilibrio. Sono ragazzi, sia Grassi che Balanzoni, piuttosto alti. Cioè, io nel mio concetto di basket l'intenzionalità è ben altro, non questo. Fra l'altro la palla ormai era già andata, quindi non c'era nemmeno una reazione. Vabbè. Intanto Grassi fa 1-2, Etrusca Blucart torna in vantaggio, misero. Etrusca Blucart 38, Gimarlecco 37, 6:06 da giocare, possesso palla Etrusca Basket. Zita non riceve da Grassi. Zita per Giarelli, Stefanelli per Bertolini, Zita ancora, rotazione veloce, la sfera torna a mano a Stefanelli, 8 secondi da giocare, Stefanelli scivola e commette infrazione di passi, è scivolato, è stato evidente. Scivolato, si è visto proprio perfettamente, anche Zita prima in un'azione precedente stava per fare passi perché è scivolato anche lui, non lo so, naturalmente c'è un po' di umidità sul parquet. Quartieri smista lui questa volta per Balanzoni, riceve Todeschini attacca il ferro, cede per Balanzoni, un passaggio facile però. Scivola ora Bertolini in terra, incredibile. Ancora Bertolini per Stefanelli, Bertolini, Zita. Chiuso gli spazi, non trovava Bertolini. Per Grassi e perde la palla Grassi. Todeschini, ribaltamento, canestro di Todeschini e la Gimarlecco torna in vantaggio. Stefanelli. Stefanelli, ora i sostenitori di Lecco si fanno sentire. Zita. Stefanelli per Bertolini. E c'è un fallo, si butta Todeschini come può per interrompere l'azione di gioco di Bertolini. Intanto una doppia sostituzione nella Gimarlecco. Esce il numero 14 Balanzoni, entra col numero 17 De Paoli ed esce anche Todeschini ed entra Fumagalli. Sostituzione anche nelle file delle Etrusca Blucart. Si appresta a entrare Benitez ed esce Andrea Zita. 4:39 da giocare, punteggio basso, Etrusca Blucart 38, Gimarlecco 39. Due tiri dalla lunetta per Bertolini. Era prevedibile il punteggio basso perché tutte le squadre sono due squadre che giocano molto in difesa e anche la squadra di Lecco come punteggio del suo campionato è stato molto molto basso di quelli che hanno subito, ma è molto basso anche quelli che hanno fatto. Intanto Bertolini ristabilisce la perfetta parità del 39-39 e realizza anche il canestro del 40. Vantaggio misero, ma pur sempre vantaggio. Esce Giarelli, entra Giacomelli. Sì, Giarelli che forse ha bisogno di un attimo di pausa più che altro mentale. Perché Quartieri si libera della gabbia che gli aveva riservato coach Barzotti fra Giacomelli e Benitez. Fumagalli pasticcia, conquista Bertolini, cede la sfera a Stefanelli. Stefanelli. Sbatte nel ferro il passaggio di scarico che voleva effettuare dall'altra parte. C'è un bel fallo di Grassi e danni di Fumagalli. E così è, fallo di Grassi. Fumagalli in lunetta per due tiri.
secondo fallo di Grassi. Etrusca Blucart 40, Gimar Lecco 39, due tiri per Fumagalli adesso. Sì, una squadra giovane, come diceva Luigi all'inizio, una squadra che corre e giocano praticamente, giocano tutti. Non è che un cambio possa portare anche un po' di, diciamo, di difficoltà alla squadra che è in campo. Mi piacciono, sono ragazzi, è una bella squadra, di quelle che sono viste qui stanno dimostrando di potersela giocare alla pari con la Blucart. Bisogna metterci qualcosa in più, che finora la Blucart non ha ancora messo. Intanto Fumagalli fa 0-2, Benitez scarica per Stefanelli, ancora Benitez. Nuovo scarico per Giacomelli da 3, non va. Falli non fischiati. Stefanelli da 3 e va! Stefanelli da 3 e va! Etrusca Blucart 43, Gimar Lecco 39, non si risparmiano colpi sotto le plance. Quartieri ha di fronte a sé Bertolini. Mi sembra che De Paoli non abbia. De Paoli ha canestro facile di De Paoli. Aveva provato Stefanelli a anticiparlo, ma non è riuscita a intercettare la sfera per sporcare la traiettoria. Etrusca Blucart 43, Gimar Lecco 41, 3:28 da giocare. Bertolini riceve ora da Grassi per Benitez, ancora Stefanelli, Bertolini da 3, Ferro arriva a Grassi, cerca di raggiungere la sfera, ma Quartieri difende bene. Doppia sostituzione nelle file della Gimar Lecco. Esce il numero 4 Peroni, rientra col numero 13 Siberna ed entra anche Brambilla al posto di Spera. Mentre nelle file dell'Etrusca Blucart esce Stefanelli ed entra Perin. Siberna cede per Brambilla. Arriva Fumagalli in soccorso, si butta in attacco, gli sfugge la sfera. Si sfugge la sfera di mano, la palla si perde sul fondo e sarà rimessa per le file dell'Etrusca Blucart. Intanto Quartieri, che è il capitano loro, va a protestare. Alla rimessa Grassi, Benitez riceve, supera la metà campo, arriva Giacomelli in soccorso da 3, Giacomelli, canestro di Giacomelli. Etrusca Blucart 46, Gimar Lecco 41. Quartieri, fallo, c'è un fallo di Benitez, saranno due tiri per Quartieri, ha abbassato la mano purtroppo. Esatto, fallo di Benitez. È giusto questo fallo, perché quando si abbassa la mano così o che si prende la palla o che si prende il braccio, gli arbitri il gesto lo fiscano sempre. È qui che ribadisco il fatto che sembrano più smaliziati i giovani lecchesi. Quartieri a parte, che è un veterano penso importantissimo per questi, per gli equilibri, piuttosto che Saminatesi, che invece hanno subito dei falli non fischiati ma per il metro giusto dell'arbitro che ha scelto, che fa determinate scelte. Intanto Quartieri fa 2-2, porta la Gimar Lecco a 43, l'Etrusca Blucart è ferma a 46, riceve Perin, ancora Benitez per Grassi, Giacomelli, Perin, Bertolini, si gira Bertolini, Ferro, ma arriva Grassi, conquista la sfera, la dà fuori a Giacomelli, Perin, Benitez da 3, Ferro ancora, questa volta la sfera viene conquistata da De Paoli, la cede prontamente a Fumagalli. Attenzione a questa azione di ribaltamento. Fallo no! Di Bertolini, no, fallo di Bertolini. Due tiri per De Paoli. E però Bertolini sì. Cioè De Paoli è tutta la partita che usa le mani e gli arbitri non gliel'hanno fischiata, ma calma, non c'è una polemica contro gli arbitri. È bravo De Paoli. È bravo De Paoli. Che si sta riscattando da un primo tempo non eccezionale, sinceramente. Ecco. Intanto non colpisce neanche il Ferro, il primo tiro dalla lunetta. Sì, mancano un po' sotto le la fans, i fans, la tifoseria dell'Etrusca Blucart che rumoreggia.
secondo tiro, sbatte, conquista la palla Giacomelli, la cede a Benitez, rimane un niente di fatto, 46-43, 1-55, Benitez, Peggiarelli che è entrato al posto di Bertolini, l'assist però verso Grassi non va, Fumagalli si butta, quartieri dalla distanza, Ferro, la sfera però va in mano a Fumagalli che lotta, ancora fuori per Siberna, ma arriva Fumagalli, De Paoli ancora per quartieri, stavolta cerca di appoggiarsi e finisce per un fallo, è inevitabile, finisce per un fallo, sì sì, il numero 12 Giarelli commette un fallo, commette un fallo Giarelli, saranno due tiri per De Paoli. De Paoli realizza il primo dei tiri liberi, a differenza di chi in precedenza non aveva commesso un doppio errore. E realizza anche il secondo. Sostituzione, esce Giarelli, rientra Capozio, 1:20 da giocare per questa terza frazione. Etrusca Blucart 46, Gimar Lecco 45, grazie alla rimessa riceve Benitez. Riceve Benitez. Benitez non ha spazi. Troppi palleggi. Capozio. Grassi dalla distanza, tira Grassi, ferro pieno, arriva Perin, smanaccia Giacomelli, ancora Benitez. Oh. Fallo di quartieri, è il quarto fallo di quartieri. Fra l'altro forse il meno evidente di tutti quelli che abbiamo visto finora. Rientra Stefanelli nelle file dell'Etrusca, esce Grassi e prontamente nelle file del Lecco rientra Peroni per attaccarsi alle costole di Stefanelli. Sì, sì, sono una coppia di fatto. In precedenza vedo là, ci sono delle cure mediche a un ragazzo del Lecco. Ah, Todeschini. Todeschini si era fatto male in precedenza. Riceve Benitez, Perin, blocco di Capozio, Perin cerca la penetrazione, niente da fare, viene fischiato il fallo al numero 17 De Paoli e saranno due tiri dalla lunetta per Perin. Intelligente Perin, ha attaccato subito il lungo, portato fuori e ha raccolto questi due punti che servono anche un po' a riprendere l'equilibrio. Raccolti due tiri, non due punti, Luigi. Ci ho provato. Primo tiro che non va. E non va neanche il secondo che balla su Ferri ed esce, conquista la palla Siberna. Punteggio invariato, Etrusca Blucart 46. Gimar Lecco 45 e ora eccolo là, arriva il canestro di Siberna che balla sui Ferri, anziché uscire entra. E Gimar Lecco torna in vantaggio di un punto. Etrusca Blucart 46, Gimar Lecco 47. Giacomelli, Stefanelli, tiro dalla distanza di Stefanelli, canestro di Stefanelli, 49 Blucart 47 Lecco, 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3. Arriva un tiraccio, si lotta, arriva Giacomelli e conquista la sfera. Finisce qui la terza frazione, Etrusca Blucart 49, Gimar Lecco 47 e la partita è veramente difficile, oltre ogni previsione, squadra ostica che chiude tutti gli spazi e quindi avremo ancora 10 minuti di pura sofferenza, Luigi. Anche se questo terzo quarto mi sembra in chiave autolesionismo Blucart copyright, perché sono stati forse più gli errori dei ragazzi di Barsotti che non la bravura di Lecco di impedire il gioco. Questo voglio sentire il commento e l'opinione di Gianni. Sì, sì, è giusto quello che stai dicendo e io mi rifaccio a quello che ho letto, quello che ha detto il Barsotti in merito a questa partita nei confronti della squadra di Lecco. Dice una squadra giovane, una squadra
che ci darà del filo da torcere sicuramente, e lo sta dimostrando. E i 38 punti che hanno come noi dimostrano che, diciamo, qualcosa hanno buono, anche perché loro sono arrivati sesti nel loro campionato, noi siamo arrivati secondi a pari punti con Omegna, e diciamo che qualche cosa nelle gambe hanno. E giustamente Luigi dice, e corrono tutti e sono tutti giovani, ma anche hanno una mentalità molto probabilmente più smaliziata di quelli di San Miniato. Sono arrivati sesti, Gianni, correggimi, in un girone di ferro comunque. Sì, la prima mi sembra 52, ecco. La prima che Orzinuovi ha 52. 52 punti. Quindi stiamo, insomma, parlando. Ora io non so, non conosco il valore delle altre squadre che ci sono in quel girone, però insomma sesta 38 punti mi fa pensare che qualcosa di buono c'è. Vox Populi e Vox Expertis, pare che sia stato il girone più complicato in assoluto. Sì, è vero, sono d'accordo con te. Il Barsotti giustamente ha detto, è una partita da prendere con le molle e vediamo cosa succede sul campo. Forza, diamo il cuore noi che siamo a vedere la partita, mettiamolo insieme a quelli che giocano per vedere di portare a casa almeno questo risultato. Si riparte per l'ultima frazione di gioco con Perin, Benitez, Giacomelli, Bertolini, Stefanelli. La Gimar Lecco risponde con Siberna, Fumagalli, Brambilla, De Paoli e Peroni. Benitez per Giacomelli, Giacomelli, ancora Benitez, chiuso, vengono chiusi gli spazi, 10, 9, Benitez ancora per Giacomelli, Giacomelli, canestro di Giacomelli, un canestro difficile che viene realizzato dal ragazzo di Torino. Perin blocca l'iniziativa di Fumagalli, riceve De Paoli, De Paoli per Brambilla, Peroni, arriva Peroni, si butta in mezzo, tiro di Peroni, canestro di Peroni. Benitez, Stefanelli, Benitez, Etrusca Blucart 51, Gimar Lecco 49, 9-10 da giocare. Stefanelli, Stefanelli, scarica per Bertolini, Bertolini, canestro di Bertolini per il 53-49. Peroni, partita ora scoppiettante da ambe le parti. Peroni cede la sfera a Fumagalli, Siderna sbatte nelle plance, la palla viene toccata, Siberna sbatte sulla plancia, la palla viene toccata da Bertolini che la porta fuori. 7 secondi di gioco, doppia sostituzione, rientra Spera e rientra Balanzoni, escono De Paoli e Brambilla. Coach Meneguzzo mette i calibri del 90, giustamente, sebbene De Paoli abbia riscattato un primo tempo opaco con una buona prestazione nella ripresa. Peroni, non va, non va, non va, arriva Benitez, scontro frontale sul fallo del numero 13 Siberna che sdraia un reattivo Benitez, assolutamente sì sì, senza troppo pensarci, senza pensarci su. Intanto esce Perin e rientra Grassi. Quello che è piaciuto in questa azione è stata la vittoria, perché a questo punto sono battaglie sotto i rimbalzi sempre di San Miniato nei confronti di Lecco sotto le plance, cosa non scontata. Grassi rimette la sfera in gioco a vantaggio di Benitez, cede la sfera a Stefanelli, ancora Grassi, Stefanelli, Stefanelli per Bertolini, Bertolini si complica un attimo la vita, cede a Giacomelli, Giacomelli dalla distanza, arriva Grassi, Grassi per Benitez. Bravo, Stefanelli, Grassi da tre, Stefanelli, Stefanelli, grande, grande tiro di Stefanelli. Etrusca Blucart 56, Gimar Lecco 49, accumulato un vantaggio che dà un po' di più fiducia ai ragazzi, cerchiamo di mantenerlo. Peroni, Peroni per Balanzoni, Balanzoni non trova gli spazi, c'è da Fumagalli, Fumagalli non ci pensa, tiro da tre sotto le plance, arriva Balanzoni a prendere il rimbalzo e fa un canestro facile facile.
E qui si sono addormentati perché c'era Balanzone e Spera contro, mi pare, Stefanelli e basta. E qualcosa non va. Bertolini, Bertolini per Giacomelli, Giacomelli arriva Stefanelli, ancora Bertolini, Bertolini da tre, canestro di Bertolini! Canestro di Bertolini che in un momento difficile si fa vedere. Etrusca Blucart 59, Gimar Lecco 51, massimo vantaggio dei ragazzi di Saminiato e coach Massimo Meneguzzo chiama un pronto time out. Gianni, vedo un po' di malcontento nella panchina di Lecco, vedo uno Spera che è un po' incavolato nei confronti dei suoi compagni, molto probabilmente questi canestri che sta subendo da fuori non ci pensava nemmeno lontanamente, perché nei primi tre quarti, diciamo, non abbiamo avuto grandi risultati da fuori. Credo che il motivo per cui c'è stato questo bellissima, c'è una coreografia del pubblico di San Miniato che sta dando esultando, sta esultando. C'è stata una mancata comunicazione che ha lasciato praticamente Stefanelli da solo a tirare. Vorrei far notare che questo inizio di quarto quarto c'è un Grassi assolutamente devastante come reattività. Un terzo almeno della tripla di Stefanelli spetta a lui, che non si è lasciato ingolosire del rimbalzo sotto canestro, sì, ma ha aperto. Io avrei, mi sarei girato e avrei tirato se fosse stato un Grassi. Gianni Martesi ha riaperto fuori, mi ha permesso una tripla di fare. Ma sappiamo che te sei un animale d'aria da pitturare. Sì, quando sono lì sotto che vedo quel cerchio rosso, io cos'è che tiro? Io smatto, eh. Via, rimessa in gioco per la Gimar. Arriva Stefanelli, conquista un passaggio. Giarelli, tutto solo Giarelli. Questa volta non sbaglia. E in mente fredda realizza il 61-51, 7-0-5. Grassi ha di fronte a sé Fumagalli, ha di fronte a sé Grassi, arriva Siberna in aiuto, Siberna cede a Spera, si gira, scarica, attenzione da tre, non va, la palla si perde sul fondo. Loro stanno cercando, a parte questo tiro da tre che è stato effettuato ora, stanno cercando di andare sotto canestro, perché loro si ritengono più forti con Spera e con Balanzoni, perché da fuori, se abbiamo visto come tiri da fuori, da tre e da due, ne hanno fatti pochi. Intanto Benitez imposta questa nuova azione offensiva per le file dei ragazzi di Saminiato. Grassi riceve Bertolini, Bertolini per Benitez, si smarca Stefanelli, ancora Bertolini, ancora Stefanelli, no, niente, finta al passaggio, Benitez, 4, Bertolini, canestro sulla sirena di Bertolini, Etrusca Blucart 63, Gimar Lecco 51, 6-14. Completamente cambiate le spaziature in campo di San Miniato, c'è più fluidità e c'è più spazio. Peroni chiuso, arriva Balanzoni in aiuto, Todeschini dalla distanza, non va, la palla si perde sul fondo, Spera non la riesce a catturare, dà un colpo anche alla testa a Benitez. E beh, quelli sono colpi, è ovviamente che... fortuito, ci no, mancherebbe. No, ma noi piccini che non arriviamo, lì ne prendiamo tanti da quelli più lunghi. Perché... Meneguzzo gioca la carta del tutto per tutto, esce Fumagalli, rientra Quartieri. Giustamente. Il leader assolutamente. Stefanelli per Grassi. Grassi ferma la sfera, arriva Benitez, 12, Bertolini, Stefanelli in scarica per Giarelli, Grassi, Benitez, ma c'è un fischio, c'è un fallo che non del numero 18, numero 18, finisce qui la partita del numero 18, Quartieri esce per il quinto fallo. Questo è un brutto colpo per Lecco, perché perde il suo leader emotivo, ma anche quello che si è preso le gatte da pelare più pesanti. Intanto nelle file dell'Etrusca Blucart esce Benitez, rientra Andrea Zita, Stefanelli, fallo del numero 2 Fumagalli ai danni di Stefanelli. Sì, ora diciamo tirando un po' le fila vedo anche se l'abbiamo detto dall'inizio che la squadra di Lecco è una squadra giovane, ora però li sto vedendo un po' in affanno nei giocatori più titolati,
anche in questo caso qui. Bravo Giarelli, ha fatto un canestro alla Giarelli. Lotta a lotta, spalla a spalla, ha trovato il corridoio giusto, si è buttato dentro e ha realizzato Etrusca Blucart 65, Gimar Lecco 51, 5 e 10 da giocare. Arriva questa palla nel pitturato per Balanzoni, c'è il fallo di Zita o di Stefanelli? Penso di Stefanelli. No, Zita. Zita. Fallo di Zita e due tiri dalla lunetta per Balanzoni. Secondo fallo di Zita, intanto esce Stefanelli. Esce Stefanelli, rientra Benitez. Balanzoni mai domo, sempre lì a combattere. Due tiri per Balanzoni. Buono il primo. E buono anche il secondo. Etrusca Blucart 65, Gimar Lecco 53. Balanzoni credo che sia il miglior realizzatore dei liberi della squadra di Lecco. Non so se... un 87% sui, ecco, tiri liberi. Infatti mi sembrava, se non vado errato. Non so in valore assoluto, ma in percentuale di sicuro. Sì. Intanto Zita in posta, è rientrato Gaier al posto di Bertolini. Ancora Zita. Zita per Gaier. Gaier. Sfugge la palla per un attimo. Non viene realizzato questo canestro. 4:43 al termine. Fumagalli che è rientrato al posto di Quartieri. Cede la sfera, spera, supera la metà campo. La palla è conquistata dall'Etrusca Blucart. Samignato. Stavo guardando Peroni che continua a difendere in maniera aggressiva su ogni pallone. Su ogni pallone, una cosa. Insomma, per chi ama lo sport è un bello spot per cosa significa aggressività in difesa. Giarelli riceve da Zita, Zita ripassa la sfera. Benitez. Ora la Lecco si è fatta ancora più aggressiva, gli spazi sono minori. 7-6. Gaie. Tiro dalla distanza di Gaie, canestro. Si scusa Balanzoni per il 68-53. Balanzoni credo che incomincia a essere anche stanco. Peroni, mai domo, chiuso. No! Il fallo di Giarelli. Cioè, questi falli qui, Peroni li ha fatti per tutta la partita. E probabilmente è bravo a non farsene accorgere. Quarto fallo di Giarelli, riesce Giarelli, rientra Bertolini. 3:57 da giocare. Il vantaggio dell'Etrusca Blucart è più 15 sul Lecco. Gianni. Sì, sono falli questi che, come dice giustamente Luigi, loro li hanno sempre fatti, gli arbitri li hanno fischiati, noi li facciamo appena si muove il braccio, ce lo fischiano subito. Vabbè, comunque andiamo avanti e guardiamo ora questi 3 minuti e 50 che mancano alla fine. Però ho visto che qualcosa in difesa è saltato anche a Lecco, perché siamo riusciti ad andare a canestro da sotto e a canestro da fuori, e questo è un buon risultato, vuol dire che la Blucart sta giocando come deve giocare. C'è il time out chiesto da coach Meneguzzi a 3:50. Sì, volevo soltanto chiarire che non era un appunto agli arbitri, era forse un appunto, è forse un appunto ai nostri giocatori che sono eccessivamente appariscenti. Cioè Peroni, quei piccoli... Allora c'era un commento che nell'NBA ho sentito fare a un nostro collega che mi scappa da ridere. Che diceva, parlava delle piccole grandi porcherie che fanno dei grandissimi giocatori per evitare di tagliare il tempo, il ritmo. Peroni, con porcheria intendo dire un complimento, quelle piccole grandi cose che evitano a un grande giocatore, a un buon giocatore avversario, di giocare con tranquillità. Noi invece riusciamo a prendere questi falli, cioè è una cosa che non è oggi che ne parliamo, praticamente sono tutto il campionato così. Ecco perché vedere Peroni all'opera è anche bello, insomma. Peroni come altri, si intende. Brambilla attacca al canestro, non va, fallo di Zita, sacrosanto. Due tiri per Brambilla, credo sia il terzo di Zita, e così è.
Beh, a livello tecnico tranquillo sarebbe un collega, diciamo che su un piano, noi siamo a piano terra e lui è sull'attico, via del grattacielo. Brambilla realizza il primo dei due tiri assegnati. Sbaglia il secondo, conquista la sfera Bertolini, Zita la riceve, se ne va e assist per Gaie, che in volo fa una schiacciata e infiamma il palo Fontevivo di Saminiato per un punteggio di Etrusca Blucart 7-0, G Marlecco 5-4. Brambilla sbaglia, perde il pallone, conquista la sfera Benitez per Gaia, salta, mette il piede fuori, scivola e ora coach Barzotti si arrabbia. Se fossi in Benitez ci girerei al largo da Barzotti nei prossimi due minuti, perché ha ragione Barzotti, sei avanti di più 16, potevi fare più 18. Concretezza, ci saranno i momenti per le giocate spettacolari. Anche Sam si arrangia su Todeschini, era logico che glielo fischiasse. Questo è il quarto fallo di Sam. E anche il confronto fra Bertolini e Balanzoni è interessante, perché due bei giocatori. Balanzoni lo vedo un po' affaticato perché ha lottato come un leone per tutta la partita. Fumagalli imposta questa azione per le file della Gimallecco. Bello. Ecco là, time out di coach Barzotti su un canestro facile di Balanzoni. Etrusca Blucart 70, Gimallecco 56. 3-0-1 da giocare. Gianni, al di là del finale, del risultato finale, io per quanto riguarda Lecco, Fumagalli e Peroni li metto un gradino sopra tutti, con menzione per Balanzoni che ha fatto una partita di sotto incredibile. Sì, anche in quest'ultima azione il canestro di Balanzoni è uscito fuori da due finte che ha fatto a Bertolini. Alla prima non ha boccato, la seconda ha boccato, Balanzoni da una parte e Bertolini dall'altra, e Balanzoni è andata a canestro senza problemi. E Fumagalli ha preso il tempo perfettamente. Ha preso il tempo per dargli la palla proprio per quando lui era nel momento più libero che poteva avere. Bravo, sì, hai ragione, anch'io do una menzione a questi due ragazzi. Diciamo che Peroni lo stavo guardando adesso, ancora progredisce, va sulla fascia per proporsi, è sempre, cioè fisicamente è una cosa devastante. E avete notato che il Barzotti non ha rimesso in campo lo Stefanelli, sì. Perché con Peroni in campo lo Stefanelli ha fatto quello che ha fatto perché è lo Stefanelli, se no altrimenti quel Peroni ha difeso molto bene. Certo. Zita alla rimessa, scambia con Gaie, ancora Gaie per Giacomelli, pasticciano un attimo. Se la palla viene riconquistata dalle file della Gimar, Lecco gentilmente concessa, diciamo, via. Con sfera in mano a Todeschini arresto tiro, canestro di Todeschini, gran canestro. Etrusca Blucart 70, Lecco 58. Scambio in velocità, Giacomelli con Zita. Zita supera la metà campo con facilità questa volta. 13, Zita per Bertolini. Bertolini scarica verso Benitez, da 3, ferro, arriva Balanzoni, la conquista per un attimo, poi Zita la spedisce sul fondo. Esce Giacomelli, rientra Giarelli a 2-11. Ci sono 7 secondi per superare la metà campo, non 8. Riceve Todeschini, scarica per Siberna, Siberna ancora per Balanzoni, Siberna da 3, tutto solo, ferro, arriva Gaie, la conquista lui, passaggio a Zita, pasticcio, la prende Fumagalli e fa un canestro Fumagalli. Gaie è stato confusionale, ha già
È il secondo passaggio a dir poco rivedibile che fa, e su tutti e due passaggi sbagliati due canestri di Lecco, e Barsotti è inviperito. Eccola, passato la metà campo giusto, 17 secondi. Zita, Bertolini, Zita, Benitez. Fallo di Todeschini su Benitez. È arrivato in ritardo Todeschini, che anche lui ha fatto una partita di sofferenza, perché spesso si è dovuto trovare nei mismatch contro i lunghi. Riceve Giarelli, Giarelli scarica per Zita, Zita da tre, canestro di Zita, Etrusca Blue Card 73, G Marlecco 60, 1:27 da giocare. Todeschini si butta nel pitturato, arresto tiro, canestro combattivo. Grassi, Zita, 1:14. Zita per Grassi, ancora Zita, 10. Zita, Zita si butta nel pitturato, tiro, ferro, la palla viene conquistata da Balanzoni, la cede prontamente a Peroni, Peroni indietro per Fumagalli, Balanzoni, ancora Todeschini, 47 secondi, Todeschini si butta, ferro e canestro. Questo ragazzo ha carattere da vendere. Zita per Giarelli, 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 contropiede, Giarelli. Passi, sì. Passi di Giarelli. Tutta la vita. Etrusca Blue Card 73, G Marlecco 64, 39 secondi da giocare. Todeschini per Fumagalli, 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 Balanzoni, Peroni, tiro da tre di Peroni, sbatte sul ferro, arriva Grassi, conquista la sfera. Importantissimo questo rimbalzo di Grassi. Conquista la sfera. Cede la sfera a Zita. Scontro fra Balanzone e Grassi che è subito... Giarelli, Giarelli. Fallo del numero 2 Fumagalli. Due tiri dalla lunetta per Giarelli. 4 decimi di secondo da giocare. 4 secondi, va? No, no, sono decimi di secondo. Sì? Sì, sì. Esce Bertolini, entra Capozio. Giarelli si appresta a effettuare due tiri. Esce anche Balanzoni, entra Brambilla. Sbaglia il primo tiro Giarelli. Un po' scarico su questo tiro libero. Realizza il secondo per il 74. 4 secondi, 3, 2, 1 e finisce qui. L'Etrusca Blue Card Saminiato batte la G Marlecco 64 dopo una partita sofferta, vincente, piacevole, senza ombra di dubbio. Gianni, per i commenti finali. Sì, diciamo a questo punto è una retorica dire il risultato era scontato. Però io ho visto a un certo punto il Barsotti che ha dato 5 tanto sia a Gherardi che a Carlotti, e mancava ancora quasi 3 minuti alla fine della partita, vuol dire che lui aveva già visto come andava a finire. Bravi, bravi ragazzi, Lecco è una grande squadra, dovremo andarla giù con un altro spirito e un altro tipo di gioco, perché sarà da sudare, sudare, sudare. Luigi, un commento finale. Ma Gianni è un po' sintetizzato. Io ho visto un Lecco che oggi forse è mancata non certamente nell'incisività, perché si sono resi estremamente pericolosi. Addirittura mi spingo a dire che 10 punti dopo una partita come l'abbiamo vista sono anche troppi di scarto. Queste sono due squadre che hanno 4-5 punti di scarto l'una dall'altra. Questa partita l'ha vinta San Miniato, non l'ha persa certamente Lecco, perché la squadra, e io direi uno Zita eccezionale, perché
non si vede, ma riesce sempre a dettare i tempi, riesce sempre anche a recuperare mentalmente laddove qualche giocatore, Sam Gaillé, Seligne in particolare, ogni tanto fa qualche estemporaneità. Bene, ora l'Etrusca Brucart Saminato è attesa mercoledì sera alle ore 21 al Palabusi di Lecco per la seconda sfida di questa quarto di finale. Se le cose andranno con la vittoria per i biancorossi di Saminato, andremo direttamente alla fase successiva, altrimenti gli amici sportivi e sostenitori dell'Etrusca Brucart sono invitati domenica 7 maggio ore 18 al Palo Fontevivo per la gara numero 3, che è poi la gara di Bella per il passaggio del turno di qualificazione. Per invece chi volesse rivedere questa partita, martedì ore 20, canale 193 TVL verrà trasmessa integralmente questa partita. Per tutti gli altri sostenitori, amici della Brucart Saminato di basket, un arrivederci e un risentirci prossimamente. Una buona sera da Gianni Cecconi, Luigi Magliano e Angelo Capozio per le prossime partite. Arrivederci.